la terza tappa del nostro percorso quaresimale, non possiamo non passare per il perdono. La storia che ascolterete adesso viene dalla Somalia, la morte atroce di una suora che ha donato la propria stessa vita ed è stata barbaramente uccisa. Ma sentirete dalle parole delle sue consorelle tre volte la parola perdono, perdono, perdono. Noi abbiamo una sola vita e questa vita lo dobbiamo vivere pienamente e dopo la morte ciò che rimane è solo l'amore. Penso che questo è quello che racchiude ciò che Suor Leonella ha vissuto nei suoi anni, sia dalla giovinezza fino al giorno della sua morte. Nel 70 Suor Leonella è venuta in Kenya. Lei aveva fatto gli studi in Inghilterra e da brava infermiera ha iniziato subito il suo lavoro nei diversi ospedali. Veniva, mi chiamava, Vivi, non mi chiamava Suor Viviana, Vivi, vieni perché ho bisogno di te, vieni a preparare la sala operatoria. Porto sempre questa immagine di Suor Leonella e nella stanza di là dove abbiamo la sala parto, perché lei era veramente per la vita. C'era bisogno di una sorella capace di insegnare, di preparare nuove forze per il Kenya come infermiere. Ha incominciato a insegnare nelle diverse scuole, Ankobo, Nyeri, Wamba, una sorella generosa, una sorella intelligente, sveglia, capace, e come nel 95 è stata eletta come nostra regionale, superiore regionale. Abbiamo collaborato molto bene. Quando lei aveva dei progetti si sapeva che lei riusciva ad arrivare alla fine e completare tutto secondo l'idea che lei aveva preparata con la gente. Del 2000 Suor Leonella aveva finito il mandato come superiore regionale del Kenya e un bisogno enorme è uscito nella nostra famiglia religiosa, non tanto nel Kenya ma in Somalia. C'era bisogno di una sorella preparata, una sorella generosa che non aveva paura delle difficoltà, dei rischi. Penso che il suo amore per la persona non poteva non avere, non influenzare e non cambiare le persone. Penso in modo speciale l'ha fatto con il gruppo di studenti che lei ha seguito nei 5 anni che è stata in Somalia. Ragazzi e ragazze così impauriti al loro arrivo. Leonella con la sua capacità, la sua intelligenza riusciva veramente a cambiarli, comunicava facilmente i valori, i valori che lei viveva. Noi sorelle, 3 sorelle, eravamo in casa e era l'ora del pranzo, la mezza, all'ora solita, Suor Leonella tornava dal lavoro. A un certo punto noi da casa sentiamo una sparatoria molto lunga e ci ha fatto sussultare perché, come sempre, è vero che tutti i giorni, giorno e notte, erano anni che continuavamo a sentire quei suoni, ma mai ci eravamo abituati. E anche quella volta lì abbiamo sussultato. Passato pochi minuti arriva un ragazzino a chiamarci, hanno sparato a Leonella. Hanno cercato di soccorrerla, intanto noi siamo arrivate e l'abbiamo trovata già nella sala operatoria, pallida, con appena un fil di voce, nemmeno non rispondeva alle nostre chiamate, alle nostre domande. E io mi ero allontanata per prendere degli strumenti che avrebbero potuto aiutare a far qualcosa per Leonella. E lei dice a Suor Marzia, chiamami Suor Gianna, Suor Gianna Irene. Allora Marzia viene e mi dice, Suor Leonella ti chiama. E come sono arrivata là, l'ho presa tra le
la mano, no? Così il suo volto, le dico: Leonella, cosa vuoi? Cosa c'è? Dimmi, coraggio. Lei dice: perdono, perdono, perdono. E queste sono state le ultime sue parole. Siamo partite poi con la salma lo stesso giorno, verso le 6 della sera. Tutto lungo il nostro passaggio dall'ospedale all'aeroporto c'era gente che guardava in silenzio, muta, ma con le facce piene di dolore.